C'è un albergo per ogni gusto e tasca, intimo o grande, vicino alle spiagge o in centro città. La costa di Alghero offre a tutti spiagge e spiaggette incantevoli, scogliere a picco o insenature, solitudine o compagnia, ma soprattutto molto sole, sole piacevole e benefico da aprile ad ottobre e sempre gratis. Chi ama l'aria libera può montarsi una tenda sotto magnifiche e profumate pinete nei pressi di Alghero, ma personalmente preferisco il comfort di una accogliente stanza di albergo. Non pensate che qui si vive solo di bagni, di mare e di spiaggia. Ogni tanto vado a sgranchirmi le gambe e tenermi in forma nel piacevole campo da tennis che c'è in città. Avete mai provato la caccia subacquea? Qui sono tutti abili cacciatori. Ci sono andata anch'io ed ho provato, ma con scarso successo. Ho paura dei fondali e i pesci li preferisco in un bel piatto. Se c'è qualcuno che crede di essere un bravo ed esperto automobilista, venga qui ad Alghero per provare la competizione annuale di scala Piccada. Ma stia ben attento agli italiani che sono più scatenati di noi sulle macchine da corsa e hanno la mania dell'alta velocità.
Lo sport che veramente mi piace di più è lo sci acquatico. L'ho imparato con gli italiani che sono molto gentili. In principio ho bevuto un po' d'acqua, ma ora scivolo bene e ve lo farò vedere quando verrete qui. Ci divertiremo un mondo. Spesso andiamo a fare bellissime gite lungo la costa, che chiamano del corallo. Costa del corallo. Questo è proprio vero, perché in questi mari si pesca molto corallo rosso. La costa e la trasparenza dell'acqua mi fa pensare ai mari del sud. Non so se le cartoline illustrate che vi mando potranno darvi un'idea di cosa sia la grotta di Nettuno. Bisogna proprio vederla. Si potrebbe dire che la grotta è il palazzo reale del dio Nettuno, tanto è ricca di forme irreali. È uno spettacolo che non dimenticherò mai più.
Alghero di notte è allegra e vi sono tanti graziosi locali per passare il tempo e divertirsi. Mi piace ballare e ho visto che anche qui i giovani vanno pazzi per l'Aligalli e il Twist. E, care amiche, vi garantisco che i cavalieri non mancano. Gli algheresi sanno ballare tutti e sono molto gentili. Quando venite a trovarmi? Saluti da Alghero, Betty.